Io non ho mai fatto politica attaccando le persone, né io glielo vorrei ricordare a Guccione e a Bevacqua, per me la politica è altro, non attacca le persone né sul piano personale e né utilizza la politica per attaccare le persone. Però vi posso garantire che da quanto ho fatto da amministratore e gli atti che ho fatto da amministratore locale, di amministrazione comunale, sfido chiunque, insieme alla mia amministrazione, quante cose, quanti provvedimenti abbiamo preso, soprattutto sui termini della legalità. Non so se se Guccione, ma sono sicuro, ma io non l'ho seguito in consiglio regionale, non sono di Cosenza, sono sicuro che tanto lui quanto Bevacqua ha fatto lo stesso. Però per me la politica è altro, non sono attacchi personali. Mi auguro che, visto che siamo in aula di consiglio regionale, possa spiegare a tutti da dove arrivano quelle notizie e quelle affermazioni che avete rilasciato in conferenza stampa. Le ragioni per le quali siamo entrati in aula solo all'ottavo punto, e noi rimaniamo all'ottavo punto, non torniamo indietro sull'ordine del giorno. Quindi noi entriamo in aula per affrontare l'ottavo punto, non i punti precedenti. Seconda cosa, al collega Sainato, che ho un rapporto di lunga data, mi è dispiaciuto se lui avesse interpretato le affermazioni mie e del collega Guccione sulla sua persona. Negli incontri formali o informali, che c'era da parte di Fratelli d'Italia un no all'assegnazione della commissione anti-'ndrangheta. Poi sarà qualche giornalista a mettere in bocca il nome. Almeno personalmente non ho mai fatto il nome del collega Sainato, perché anche per me la politica è prima rispetto delle persone, rispetto degli uomini e rispetto del Consiglio regionale dove noi militiamo. Affermare un qualcosa che nella sostanza viene condiviso, la proposta di legge della collega Minasi, e astenersi perché ancora è in piedi, fra virgolette, a questo punto il gioco delle commissioni, io probabilmente mi sarei astenuto senza fare dichiarazioni, perché va da sé che la maggioranza invita il collega Di Natale, invita il collega Bevacqua a questo punto in modo celere, Presidente. Lei prima parlava che appena dentro l'aula all'opposizione stessa, l'Evers avrebbe chiesto ufficialmente al microfono di indicare i componenti delle commissioni. Mi auguro che entro alla fine di questo Consiglio regionale lei lo faccia, e mi auguro che domani mattina, proprio perché io do ragione a Di Natale, do ragione a Bevacqua, che le commissioni si devono istituire, ha fatto bene il collega Pitor a nominare l'11 giugno, anche lì con un po' di ritardo rispetto a quello che sancisce il regolamento, la presenza del gruppo misto in tutte le commissioni, ma adesso i giochi della politica, l'oratoria, il gioco delle parti della politica tra maggioranza e opposizione, lasciamocelo alle spalle. A me dispiace ritornare su questo punto, consigliere Di Natale, che già prima era stato esplicitato anche dal collega Esposito. E se volete lo sottolineiamo un po' a lettere un po' più cubitali, voglio dire, perché evidentemente non è chiaro. Questo punto è rinviato e siamo tutti d'accordo nel rinviarlo, perché riteniamo opportuno che vada approfondito in commissione. E però, siccome sono tutte normative, modifiche, scadenze, proroghe che la gente attende fuori da quest'aula, e vada bene, consigliere Di Natale, le commissioni sono ferme non per questa maggioranza. Se voi ritornate sempre su questo punto, poi ci costringete anche a noi a ritornare sul punto, e vi dobbiamo chiamare al senso di responsabilità che voi non state tenendo. E quindi non fateci ritornare su questo punto. Il Presidente Tallini ha detto che vi inviterà per l'ennesima volta a dare le designazioni, affrettatevi a darle e andremo in commissione a trattare tutti i punti come è giusto che sia. Fare strumentalizzare il mio intervento. Il consigliere Graziano strumentalizza la parte del mio intervento. Io non ho detto ciò che lui vuol far passare. Io sto dicendo, consigliere Graziano, che c'è un difetto in origine, che le proposte di legge non possono venire all'esame del Consiglio regionale se non
fai parlare, guarda, fai parlare, non ti scaldare perché non c'è niente da scaldare. Parliamo civilmente perché siamo in un'aula che deve garantire la dialettica e deve soprattutto dare uno spettacolo decoroso a quello che è, quelli che sono i nostri cittadini. Sto dicendo che le proposte di legge non possono venire in aula se non passano da un iter che non ho stabilito io, che stabilisce il regolamento del Consiglio regionale, che quindi devono avere delle caratteristiche di urgenza, che sfido chiunque oggi a dire se tutte hanno queste caratteristiche. Allora ho detto pacatamente che bisogna, affinché l'Assemblea svolga il suo ruolo di legiferare, quindi di dare delle risposte ai calabresi, di avviare questo processo all'interno delle commissioni. L'ho detto nella maniera più pacata possibile, senza rimarcare la responsabilità di nessuno, senza puntare il dito nei confronti di nessuno, ma semplicemente affrontando e quindi rispettando un principio che è sacrosanto, che è quello del regolamento che deve condurre i lavori di questo Consiglio.